Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovi video di news, nuovi video di aggiornamenti su Call of Duty Advanced Warfare. Come sapete, il prossimo 4 di agosto arriverà il DLC Reckoning, che conterrà il nuovo episodio Exo Zombies Descent, oltre alle 4 nuove mappe multiplayer Overlord, Quarantine, Fracture e Swarm che abbiamo potuto vedere ed analizzare. Ma ritorniamo agli Exo Zombies Descent, perché all'interno di questo nuovo episodio, il quarto ed ultimo degli Exo Zombies, ci sarà una novità eclatante. John Malkovich, che in persona Oz, che era uno dei personaggi principali della saga, perché praticamente all'inizio erano appunto John Malkovich, Bill Paxton, Rose McGowan, Jor Bernthal. Poi ovviamente John Malkovich si è scoperto che aveva il virus iniziale ed è stato sostituito nei quattro componenti da Bruce Campbell. Quindi John Malkovich, che impersonava Oz, passerà nell'episodio Exo Zombies dalla parte dei non morti. Nell'episodio precedente abbiamo potuto vedere che praticamente questo personaggio era colui che ha portato il virus tra gli Exo Zombies e adesso si è trasformato ed è uno dei non morti. Non si capisce se ci sarà un vero e proprio livello, un vero e proprio round che ci permetterà di affrontare John Malkovich Oz all'interno degli Exo Zombies, oppure dalle immagini che avete potuto vedere del nuovo mostro che c'è appunto all'interno di questa modalità, se forse è lui che si trasforma appunto in questo nuovo mostro, oppure c'è appunto un nuovo mostro e John Malkovich a parte, perché dalle immagini che si possono vedere dal trailer sembrerebbero proprio due entità diverse, anche se il mostro in qualche modo sembra trasformarsi come se fosse una persona che diventa un animale. Ma ovviamente il 4 agosto capiremo meglio se John Malkovich è veramente il mostro che troveremo all'interno degli Exo Zombies. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e qual è la vostra idea, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. Ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.